Spesso, quando parlo di un rapper, tantissime volte parlo delle sue vicende giudiziarie. Eventi più o meno gravi, che possono essere delle vere e proprie disgrazie, che nel migliore dei casi vanno a rovinare la vita del diretto interessato, mentre nel peggiore anche di chi ne rimane vittima. E questo è il caso di YNW Manly. In questi ultimi mesi, il processo a chi viene coinvolto, il giovane rapper della Florida, ha attirato su di sé tutte le attenzioni della scena, diventando un vero e proprio spettacolo mediatico. Io sono Barry e su questo canale troverai tutto ciò che vorresti sapere sulla cultura hip hop. Quindi, se ami questi contenuti, iscriviti al mio canale YouTube. Sì, cioè te punta sempre ai tuoi obiettivi, tanto sei tenace, non molli e non mollare mai. Jamal Maurice Demons nasce a Gifford, una piccola città sulla costa est della Florida, il 1° maggio 1999. Quello che si trova a dover affrontare è, purtroppo, la tipica infanzia che ci viene in mente quando parliamo di un rapper afroamericano che vive nella povertà. La madre, Jamie, lo partorisce quando lei aveva appena 15 anni e del padre, nessuna notizia. Si trasferisce insieme alla nonna e alla madre adolescente nella zona più povera e meno sicura della città, a Orangewood. Lì la vita è dura e spesso la famiglia fatica a portare tutti i giorni il pane in tavola per sfamare Jamal e il suo fratellino Brandon. Sua madre descrive suo figlio come un ragazzo molto tranquillo e amante fin da subito della musica, del ballo e della moda. E i suoi artisti preferiti sono Young Thug, Lil Wayne, Chris Brown e Prince. It was just mind blowing. He had the most beautiful voice in kindergarten. Like he could sing and he was not shy and he was dancing. I was just doing that. Bum bum bum. I win but wait. In my head. Manly è un giovane ragazzo molto socievole e si fa fin da presto degli amici nel quartiere. We went to a school across the street from the neighborhood, and I was sad because I was like, I had to go there by myself. Then when I walk in the kindergarten room, I see him, then he just started smiling and dancing, so it just made me happy, now I want to be here. Attivo e ambizioso, nella zona è circondato da cittadini che non mostrano nessun tipo di ambizione particolare. La maggior parte sono disoccupati e drogati. Everybody got the same mindset, you know what I'm saying? Get a job, get pregnant early, have three kids, live off food stamps. Ain't doing shit with their life. E quest'ultimi non vedono di buon occhio Manly, giudicandolo per i suoi vestiti eccentrici e stravaganti. E tutti questi fattori porteranno il ragazzo a stringere un forte legame con degli amici particolari, ma anche a tuffarsi presto in brutti affari. Manly si rivela infatti molto precoce, che si tratti di puntare sul rap o di buttarsi in pieno nella vita di strada. A soli 15 anni comincia a pubblicare le sue prime tracce su SoundCloud, ma allo stesso tempo entra nella gang dei Bloods e di conseguenza i problemi con la legge. E come se non bastasse, Manly comincia ad avere una bella passione per le armi da fuoco. Il rapper racconta con precisione il suo primo incontro con una pistola, trovata per puro caso sotto un divano ai tempi delle medie. Da quel momento in poi non c'è stato un giorno in cui sia uscito di casa senza portarsi dietro la sua arma, persino tra i banchi di scuola. Ed è proprio fuori dalla Vero Beach High School che si consuma il primo grave reato di Manly. A fine 2015, per motivi non ben specificati, Manly spara contro 3 persone davanti alla scuola. Vero Beach police tell us the 16-year-old male pointed a firearm at 3 other males. Fortunatamente nessuno resta ferito, ma il gesto violento costa Manly a un anno intero di carcere. Paradossalmente, è proprio durante il tempo passato dietro le sbarre che la passione per la musica e la scrittura del rapper cresce. Un anno dopo, tornato in libertà, adotta il suo nome d'arte YNW Manly e mette in piedi un collettivo insieme agli amici di una vita come YNW Bortland, Juvi e Sex Chaser. E per chi se lo stesse chiedendo, la sigla di YNW è un acronimo che significa Young N***a
Word. Il 4 marzo 2017 viene ufficialmente rilasciata una canzone su SoundCloud e si chiama Murder on My Mind. Riscuote un ottimo successo e permette a molti fan e artisti di accorgersi di Melly. Up in the jail cell, and I like wake up in the morning. I got murder on my mind. I wake up in the morning. I got murder on my mind. Ma contemporaneamente alla musica continuano però i guai. Il ragazzo fa continuamente dentro e fuori dal carcere, quasi sempre per possesso di marijuana e armi illegali. Ma la cosa non gli impedisce di pubblicare altri brani. Per esempio, il suo primo mixtape, I Am You. In quel periodo, il rapper è inoltre protagonista di quella che all'epoca appare solo come un grave lutto personale. Il 26 ottobre 2018, una macchina perforata da numerosi proiettili arriva all'ospedale di Fort Lauderdale. A guidarla è YNW Bortland e all'interno sono presenti i corpi ormai senza vita del suo amico Juvie e Sex Chaser. La morte dei due viene ricondotta a un cosiddetto drive-by, un po' come quello successo con Tupac. Più o meno la stessa cosa. Almeno per il momento la carriera di YNW Melly va avanti e nel gennaio 2019 pubblica il suo secondo mixtape, We All Shine. Il disco vede al suo interno anche un nome pesantissimo come quello di Kanye West, che insieme registrano Mixed Personalities. Il pezzo analizza il tema dello sdoppiamento di personalità, aspetto che Melly ha sempre detto di vivere in prima persona e che sarà poi al centro del suo primo album in studio, Melly vs Melvin. Tutto sembra apparecchiato per la consacrazione di un nuovo rapper, una nuova stella del rap. Ma così non sarà. Two men are in jail this morning, including an up-and-coming Florida rapper. Both men are charged in a double murder. Police are saying the two staged a crime scene to make it look like a drive-by shooting. E ora purtroppo ci dobbiamo fermare, accantonare la musica e gettarci in una serie di vicende poco gradevoli. Nel gennaio 2019, proprio nel periodo glorioso, Melly esce per l'ennesima volta di galera, dopo una breve incarcerazione per possesso di erba. Ma il 12 febbraio, lui e il suo amico Bortland vengono accusati e condotti in prigione per l'omicidio di Juvie e Sex Chaser. Ora siamo arrivati al momento che sarete tutti incavolati perché vi siete affezionati a questa storia, ma purtroppo mi devo fermare. Uno, perché come sapete tutti il processo non è ancora finito e mi piacerebbe veramente finire questo episodio parlando di tutto quello che è successo dal giorno dell'incarcerazione fino alla fine, fino al verdetto. Quindi purtroppo per oggi ci fermiamo, ma appena ci sarà il verdetto vi darò più informazioni su questo episodio. Quindi state tranquilli, ci sarà la parte 2. L'obiettivo di questo episodio è di farvi capire chi è YNW Melly e di farvi capire come è arrivato a questo problema. Questo episodio non è semplicemente un video biografico. Volevo assolutamente parlarvi di questo ragazzo perché, giovane com'è, se è colpevole sarà forse condannato a morte o all'ergastolo. Cioè, non è una cosa a prenderla alla leggera. Sono veramente dei fatti gravi e se veramente ha fatto questa cavolata, a parer mio, merita tutto questo. Se non l'ha fatto, non l'ha fatto e amen. Grazie mille per la visione, spero che questo video a metà vi è piaciuto e per la parte 2, come vi ho detto prima, aspettiamo il verdetto. E conto su di te per condividere questo video perché molte persone stanno dietro al processo ma non conoscono neanche la vita e il passato di YNW Melly. Non dimenticare di mettere un like, di lasciare un commento e la domanda di oggi è: secondo te, YNW Melly è colpevole o non colpevole? Scrivilo nei commenti. Ci vediamo la settimana prossima, come sempre, mercoledì ore 18, per mettere un pizzico di rispetto, ma veramente un pizzico di rispetto, sulla cultura hip hop a Rossiberi.